Bene, iniziamo il nostro percorso nella letteratura del 200, cioè diamo un quadro della letteratura del 200 in Italia. Come al solito voi vedrete nei riquadri gialli alcuni approfondimenti che faremo in classe, a livello di lavoro di gruppo. E nei riquadri rossi vedete invece la parte più importante di questo percorso e che quindi sarà oggetto di approfondimento, nel senso che leggeremo i testi, analizzeremo i testi. Questo è un po' il contesto generale del secolo. Quindi la letteratura italiana delle origini è una letteratura europea, possiamo proprio dirlo perché è una letteratura che sta in stretto rapporto con tutte le vicine letterature, ma in particolar modo con la letteratura francese provenzale, con la letteratura romanza provenzale. Infatti, se vi ricordate, abbiamo fatto un percorso introduttivo in cui spiegavamo come la letteratura italiana delle origini deriva in qualche modo dai due filoni sviluppatisi in Francia tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo, che hanno originato da una parte l'epica cavalleresca e dall'altra la lirica d'amore che poi passa in Italia attraverso i siciliani. Ed è proprio il 200 il secolo in cui tutto questo succede. Abbiamo documenti di letteratura francese già nell'undicesimo secolo, invece i primi italiani sono appunto del 200. Fra l'altro è bene ricordare che c'è proprio un intreccio tra le due lingue in origine nella storia della letteratura. Infatti, il Milione di Marco Polo e anche l'opera enciclopedica del Tesoro di Brunetto Latini sono scritti originariamente in francese. E poi abbiamo poeti francesi e provenzali che frequentano le corti italiane e fortemente influenzano gli italiani. Ad ogni modo, due sono poi le tappe principali della letteratura italiana delle origini nel 200. Da una parte la letteratura religiosa, la prima testimonianza è il Cantico di Frate Sole di Francesco d'Assisi. Siamo nell'area umbra. E da qui poi originerà tutta la letteratura religiosa che in questo secolo è molto molto importante, soprattutto verso la fine del secolo, qui a Pompone da Todi. E poi abbiamo la poesia d'amore siciliana, una poesia che si sviluppa presso la corte di un imperatore laico come Federico II, quasi un imperatore anticristiano, come vedremo poi studiando anche storia. Noi conosciamo questa poesia d'amore dei siciliani attraverso però dei manoscritti che l'hanno un po' toscanizzata. Infatti è proprio in Toscana che successivamente, se siamo con la poesia siciliana all'inizio del 200, nella seconda metà del 200 abbiamo la lirica invece toscana. L'ambiente non è più quello della corte come la corte di Federico II, ma l'ambiente è quello dei liberi comuni medievali. Siamo quindi a Firenze con il gruppo dei giovani poeti, di cui poi farà parte anche Dante, e il gruppo del Dolce Stil Novo. Appartengono a questo gruppo il bolognese Guido Guinizelli, di cui parleremo, e poi anche il grande amico di Dante, Guido Cavalcanti. In classe, appunto, faremo un lavoro di gruppo, che metterà a confronto le proposte di questi poeti che cantano La donna amata. È con Cavalcanti che l'amore diventa un'esperienza psichica, distruttiva, quasi lacerante, eppure lui ha anche delle intuizioni modernissime, come vedremo. La poesia d'amore di questo gruppo, dello Stil Novo, si stacca dai modelli provenzali e anche da quelli siciliani, perché diventa una poesia d'amore che è densa di filosofia e quindi si parla d'amore, ma l'amore è totalizzante ed è anche il metro attraverso cui si indaga il senso della vita. Quindi i poeti comunicano attraverso l'amore la loro visione del mondo, possiamo dire. Verso la fine poi del 200, la poesia religiosa, dicevamo, ha un rappresentante importantissimo. Si tratta del francescano spirituale Jacopone da Todi, un personaggio straordinario in lotta con il Papa Bonifacio,
E su questo lavoreremo a gruppi per approfondire un po' questa figura. Jacopone, pazzo, mistico o santo, di lui si può dire un po' tutto e sarà interessante scoprire questa figura. Va detto che però nel 200 non abbiamo solo poesia religiosa o d'amore, ma esistono anche altri filoni. In particolare la produzione latina prosegue, poi c'è una produzione comunque anche in volgare, di narrativa. Le cronache che raccontano la vita in questi libri comuni medievali e poi degli scritti morali, dei racconti religiosi, quindi delle narrazioni che però hanno sempre uno sfondo morale e religioso e sono i primi esempi di novelle, di quei racconti quindi nati anche su influenza francese che poi daranno origine a quel genere che verrà nobilitato da Boccaccio nel 300 col Decamero.